Benvenuto caro amico, cara amica, in questo nuovo episodio del podcast del marketing olistico. Oggi siamo qui insieme a un nuovo caro amico. Come ci ha consigliato Marcello Mancini in qualche episodio precedente, lui ha portato chi lavora nel campo umanistico come Igor Zibaldi davanti agli imprenditori. Questa volta io faccio il contrario, voglio portare chi lavora nel campo della creazione di reti di valore, di reti anche commerciali nel campo della crescita personale, davanti a chi lavora nel campo umanistico, nel campo olistico e che ha bisogno un po' di quelle conoscenze in più per sapersi promuovere e per saper condividere e anche vendere la propria attività, quello che ama fare. Quindi ti presento, caro amico, il nostro caro ospite, Anton Rosanov, benvenuto. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao amici, buongiorno, buonasera, buonanotte in base al fuso orario in cui vi trovate. Immagino che ci sia un sacco di gente che ti segue da tutto il mondo, Yes. quindi. Caro Anton, la prima domanda che ti faccio è un po' ancestrale, come sempre. Chi è Anton Rosanov? E cosa ama fare nella vita? Ta-tan. Ok, tanto per partire con una domanda facile. Beh, se devo essere breve e conciso, in una parola, Anton è sicuramente un creatore. Quindi quello che a me piace fare è creare. La creazione non necessariamente deve essere capita come magia, zac, creiamo qualcosa dal nullo, ma dal nulla, ma può essere anche la trasformazione. Quindi trasformare una materia prima, un qualcosa di ancora allo stato grezzo, in qualcosa di più interessante, più utile, più appetibile per me, per i miei clienti, per la società in generale. Ok, quindi creare una trasformazione di quello che c'era già, ancora non strutturato, come potrebbe essere anche un corso di crescita personale, un corso di crescita spirituale oppure delle attività, trasformarle in qualcosa più appetibile per i nostri clienti, ma anche per il mondo che abbiamo intorno. E grazie a questa attività, quindi creare anche un proprio stile di vita. Ma la prossima domanda che voglio farti è questa, è come scegliere il proprio stile di vita e metterlo in pratica giorno dopo giorno. Beh, io penso che lo stile di vita non necessariamente debba essere. Oddio, si può partire da una scelta. Si può partire dicendo che okay, io voglio fare un certo stile di vita. E quello necessariamente. Guarda, ci sono due strade. Una dove si parte dalla scelta di uno stile di vita, ok? Dopodiché uno trova strumenti utili per realizzare questo stile di vita, ok? Quindi diventa un po' la nostra missione mantenere quel certo tipo di stile di vita. Dall'altra parte noi possiamo prima scegliere la missione, quindi qualcosa che ci piace fare, e dopodiché da lì viene naturalmente il nostro stile di vita, ok? Quale strada scegliere? Non lo so. Io personalmente sono dell'idea che sia più utile prima trovare la propria missione e lo stile di vita verrà fuori naturalmente di conseguenza. Ok, quindi una volta che hai scelto che si trova la propria missione, lo stile di vita arriva come una conseguenza, come hai detto tu, della propria missione. Esatto. Ok, un'altra domanda che voglio farti, che sta uscendo molto nei dibattiti in rete in questo periodo, è la libertà. Ma molti dicono che la libertà è il piacere di fare ciò che ami, la libertà è partire oggi e andare dall'altro capo del mondo se lo voglio fare. Cos'è per te la libertà? La libertà? Cos'è, secondo te? Vorrei risponderti con due righe di Nietzsche, da Così parlò Zarathustra. Nietzsche ha scritto: libero da che cosa? Che importa Zarathustra? Il tuo occhio deve limpidamente annunciarmi: libero per che cosa? Quindi non libero da che cosa, ma libero per che cosa. Molti considerano la libertà come libertà da qualcosa, libero dal governo, libero dalle tasse, libero dal padrone, che poi già la parola padrone nasconde un significato molto preciso. Quante persone dicono ah, il mio padrone, riferendosi magari al proprio datore di lavoro? Quante persone dicono padrone? No, no, ma io non dico padrone perché non è il mio padrone, dico il mio titolare. Quanti dicono il mio titolare? Troppi. Allora, andiamo a vedere sul dizionario che cosa significa titolare. È un perfetto sinonimo di padrone. Quindi alla fine non cambia niente. E in tanti dicono: io voglio essere libero da questo, questo e quest'altro.
Io invece penso che sia molto più utile essere libero per essere libero di. Quindi io sono libero di creare qualcosa, sono libero per svolgere la mia missione, libero per che cosa? E tante persone non sanno dove vogliono andare, sanno da dove vogliono scappare, ma non sanno dove vogliono andare. E lì non c'è Ok. libertà. Quindi libertà per che cosa? Invece di libertà da. Esatto. È diverso il punto di vista. Come disse sempre Nietzsche, ribellione è la virtù degli schiavi. Ribellione è la virtù degli schiavi. E la virtù dei liberi? La virtù dei liberi è la creazione. Fantastico. Una domanda, hai accennato un libro, Zarathustra, per chi non conosce questo grande personaggio. Vuoi dirci di più un attimo di chi era Zarathustra? Beh, io più che dire chi è Zarathustra e svelare un po' il mistero, consiglierei a tutti quanti di leggere questo libro perché, e di leggerlo anche più volte, perché nonostante sia stato scritto più di un secolo fa, è un libro che in ogni pagina, in ogni riga, nasconde delle grandi verità che sono perfettamente applicabili al mondo di oggi. Quindi sono perfettamente in linea con quello che sta succedendo oggi e con quello che si può comunque fare oggi, nonostante tutto quello che ci dicono i media, nonostante quello che ci raccontano dai giornali. Okay? Quindi leggerlo tra l'altro non tanto per, quindi, perché è un libraccino, insomma si può leggere anche in 1 o 2 ore, ma invece di leggerlo così, io consiglio a tutti di leggerlo una. 2 pagine, 5 pagine, 10 pagine al giorno, ma capire bene, interpretare, applicare a sé, alle proprie esperienze, quello che è scritto. È un libro che nasconde, nessuno nasconde, però che dentro il quale ci sono delle grandi verità che possono essere utili, io credo, veramente a chiunque, al giorno d'oggi. Grazie Anton di questa condivisione. Abbiamo messo il link qui sotto dove potrai andare a visionare questo libro che Anton ci ha consigliato. Dalle tue parole, Anton, mi sono piaciute molto le tue parole perché sei andato ad unire proprio con l'intervista che abbiamo fatto qualche mese fa di Igor Sibaldi, in cui parlavamo di due diversi concetti di lavoro. Igor diceva: c'è il lavoro da dipendente, e quindi dal latino labor, da schiavi, lavoro servile, e c'è il lavoro creativo, come siamo partiti questa volta. Quindi labor, da latino, e opus, opera creativa. In questo periodo attuale c'è la possibilità di trasformare questi due, di passare da un lavoro all'altro. Quindi da un lavoro labor ad una opus. Com'è possibile fare questo salto in questo periodo qua? Beh, io non ho visto la tua intervista a Igor Sibaldi, anche se immagino, ma la guarderò senz'altro più tardi, immagino che mi piacerà anche tanto. Ok. Com'è possibile passare dal lavoro servile che oggi tuttora esiste, nonostante ha cambiato forma, ha cambiato nome, ma comunque esiste? E molti magari ci guardano e dicono: sì, esiste, lì quando nei campi prendono qualche clandestino, lo mettono a lavorare nei campi. No, no, molti di coloro che ci guardano proprio in questo momento sono dei perfetti schiavi. Ok. Perché? Perché quello che noi chiamiamo i criceti, ok? Quindi le persone che in realtà non sanno che cosa vogliono loro nella vita. E allora, se tu non sai che cosa vuoi nella vita, arriverà senz'altro qualcun altro che ti dirà che cosa vuoi nella vita. E se non hai dei sogni tuoi da realizzare, arriverà qualcuno che ti farà lavorare per la realizzazione dei sogni suoi. Senz'altro. E purtroppo, al giorno d'oggi, la maggior parte delle persone lavora per la realizzazione dei sogni altrui. Ok? E non è in grado e magari non ha neanche il coraggio di lavorare per i sogni propri. E una delle qualità necessarie per passare da un lavoro servile, da essere un ingranaggio nel sistema, a essere creatore, il padrone di sé, della propria vita, del proprio destino,
Beh, una delle condizioni necessarie è sicuramente avere un sogno. Sognare è una condizione necessaria, questo è il punto uno. Il punto numero due sicuramente è essere sinceri con se stessi. La verità è obbligatoria. Tu puoi sognare, se non hai dei sogni non vai da nessuna parte, questo è pacifico. Certo. Se hai dei sogni e continui a sognare tutti i giorni, non succederà mica niente. Questi sogni diventano delle semplici illusioni. Motivo per cui tante persone, per esempio, non sognano più. Mettono i loro sogni in quel famoso cassetto, il cassetto dei sogni, chiudono a Immagino. chiave e quando gli dici: "Ma tu ce l'hai un sogno?" "No, io ormai non sogno più, ho smesso perché ormai ci si fa solo del male a sognare." Io ho avuto lavoro ogni giorno con tante persone, intervisto tante persone per lavoro e qualcuno, in troppi secondo me, mi danno questa risposta in un modo o nell'altro. E perché? Perché le persone iniziano a sognare, poi non realizzano ed è frustrante quando non realizzi i tuoi sogni. Ok? E quindi chiudono nel cassetto, chiudono a chiave e continuano a fare quello che hanno sempre fatto, per abitudine, continuano ad essere un Per ingranaggio. rassegnazione anche, Quindi, esatto, quindi la prima fase è iniziare a sognare, ritornare a no? sognare, Ok. o non smettere di sognare se qualcuno è fortunato e non ha mai smesso. La seconda fase è essere sinceri con se stessi. Che cosa vuol dire? Vuol dire rendersi conto di dove si è ora, di dove siamo in questo momento, che cosa abbiamo raggiunto in questo momento. E se siamo semplicemente un ingranaggio, se siamo semplicemente dei criceti, ovvero ci svegliamo la mattina, andiamo a lavorare, passiamo un po' di tempo nel traffico, andiamo a lavorare vuol dire che andiamo spesso a fare qualcosa che non ci piace, quindi per 40 ore a settimana, non so quant'è la settimana lavorativa, penso che sia di 40 ore. Non me la ricordo più adesso io. Per 40 ore a settimana prendiamo, Sì, penso 40 sì, ore, dai. 5 Sì. per... Ok. E, per 40 anni facciamo qualcosa che magari non ci piace nemmeno. Ok. Ok. E poi la sera torniamo stanchi dal lavoro, che cosa si fa? Si guarda un po' di TV, si mangia e poi si va a dormire. Ok. E per non parlare di quanta positività ci trasmettono i telegiornali, per non parlare di quanta positività ci trasmette la TV. Io dal 2006 che ho staccato il cavo, ho staccato l'antenna, Sec. ho sfilato l'antenna a casa mia, quindi Infatti non qua non c'è, la vedo la TV qua, non ecco. esiste, non esiste. In camera mia esiste la TV, mi guardo qualche film ogni tanto, ma non esiste l'antenna, quindi Ok. non la posso avere, non la posso guardare. E rendersi conto di dove siamo. Se noi siamo criceti, bisogna ammetterlo. E da quel momento noi possiamo, se sappiamo dove siamo, se sappiamo qual è il nostro punto A, sappiamo qual è il nostro punto B, quindi dove vogliamo essere, da lì noi riusciamo a tracciare il nostro percorso. Ed è solo così che si riesce ad arrivare dalla servitù alla libertà, ok? Tracciando e misurando il nostro percorso. Quindi sappiamo dove vogliamo andare, un po' come il navigatore, il GPS. Tu gli imposti l'indirizzo e quindi per arrivare nel punto dove vuoi arrivare hai bisogno di due parametri. Uno è sapere dove devi andare, due è sapere dove ti trovi in questo momento. Una volta che hai impostato l'indirizzo, se il GPS non prende, tu non ci puoi arrivare perché il navigatore non sa dove ti trovi in questo momento. Da lì in poi tu puoi misurare il tuo percorso, il tuo miglioramento giorno per giorno. Giorno dopo giorno lo puoi tracciare. Ok, quindi cambia proprio la ricerca del, non c'è più una ricerca del lavoro, ma c'è una creazione, come hai detto tu. L'ultima settimana, entrando in un bar, mi ricordo che incontrai una signora che disse: "Ah, mio figlio proprio non trova proprio lavoro. Io, guarda, farebbe di tutto per lavorare, farebbe di tutto per lavorare, ma non trova proprio nulla in questo periodo." Questo secondo me è la differenza del punto di vista, cioè chi farebbe di tutto per lavorare e chi invece parte dal proprio sogno. Lavorare nel proprio sogno non è fare di tutto, Assolutamente non no. è fare di tutto ed è quello che cambia, diciamo,
dalla Opus, da chi lavora da un punto di vista creativo a chi lavora dal punto di vista servile. Ma perché? Chiediamoci perché se in questo periodo non c'è lavoro, non c'è lavoro servile, non c'è più questo lavoro, lavoro da dipendente, se non c'è più. E perché? Significa che dobbiamo diventare tutti più Creativi. creativi, più creatori. E quindi grazie a questo periodo storico possiamo comunque riuscire a cavalcarlo, questo periodo storico, ossia ed unire questo lavoro con la propria creatività, con la propria anche parte spirituale, perché comunque è molto importante tenere d'occhio anche questa propria attività. E Io Lorenzo vai. dico per fortuna, per fortuna. Così come nell'era dell'industrializzazione, gli operai facevano gli scioperi, facevano, insomma, erano contro i macchinari, perché dicevano che i macchinari ci ruberanno il lavoro. Bravo, bella In similitudine. questo momento sta accadendo la stessa cosa. E magari quando sono arrivati i macchinari, molti operai hanno perso il lavoro. In questo periodo sta accadendo la stessa cosa. Molti operai non servono più. Quindi la servitù, questo lavoro servile, per come si presentava una volta, magari molti operai, insomma, ci sono tanti meccanismi, ci sono tanti strumenti automatizzati ormai, che possono sostituire il lavoro di tante persone. Allora, il lavoro di tante persone non serve più, queste persone vengono mandate a casa. Quindi non è che devi cercare il lavoro, cioè non è che non c'è il lavoro. Anzi, il lavoro che stai cercando probabilmente non c'è. Se non c'è il lavoro che stai cercando, prova a cercare da un'altra parte. No? Come quella famosa metafora di quel signore che cercava le chiavi sotto il lampione. E il passante dice: "Ma cosa sta cercando?" "Sto cercando le mie chiavi." "Ma dove le hai perse?" "È di là." Dove "Ma cerchi? allora perché cerchi qua?" "È perché qua c'è la luce." Ok? Quindi non dobbiamo limitarci a parte che io sono contro il cosiddetto cercare lavoro, io sono per la creazione di lavoro. Sono Però d'accordo. se uno dovesse proprio cercare il lavoro perché ancora non ha capito che cosa vuole fare nella vita, tanto vale cercare un lavoro che sia innovativo, che abbia del futuro, ok? Non cercare il vecchio tipo di lavoro, ok? Quindi, già che hai deciso di essere, se vogliamo, uno schiavo, allora cerca un signore a cui il tuo lavoro può servire. Ok, ottimo. Prima, caro Anton, a telecamere spente abbiamo toccato un punto molto importante, lo stile di vita. A volte si vedono nei social media, su internet, in TV, come abbiamo visto con Terenzio, personaggi che arrivano a un certo stile di vita, quindi a party, a feste, o dei colleghi che lavorano in Malesia che fanno dei party pazzeschi, in corsi di crescita personale che li andrò a trovare molto presto. Però, come è possibile raggiungere questo stile di vita e comprendere che dietro questo stile di vita c'è un lavoro costante giornaliero? Disciplina, motivazione, cos'è? Sicuramente non bisogna fidarsi delle pillole magiche che ci vengono propinate ogni giorno, che ci vengono proposte e vendute ogni giorno, dai cartelli pubblicitari, dai mass media, dai giornali, dalle pubblicità, Anche da internet, dai. da internet, ovunque, ovunque ci dicono che facendo un'azione, un po' per motivarci, no? Tu fai questo o compra questo. E avrai il risultato come diretta conseguenza. Bastone la carota. Sì, ma No. guarda, l'esempio più facile, per esempio, con le macchine, quando pubblicizzano le auto, ti dicono belle auto, di fianco di solito c'è una bella signorina, ok? Quindi ti fanno capire che se hai questo tipo di macchina, hai subito anche questo tipo di donne. E, che cosa succede? Di solito chi ha un certo tipo di macchina, chi se la può permettere, vuol dire che un pochettino ci ha lavorato sopra. Okay? Per raggiungere un certo tipo di successo bisogna averci lavorato, bisogna aver pagato il prezzo e di conseguenza, una volta che tu hai pagato il prezzo, una volta che tu hai lavorato sui tuoi sogni, quando tu arrivi al successo, che non necessariamente la macchina la prendo solo come un esempio, significa che tu ti sei guadagnato
la tua personalità, hai costruito la tua personalità ed è quella che per esempio può attrarre le donne, non la macchina, ma la tua Chi personalità. sei? Chi sei? Non che cosa hai. E nelle pubblicità questo viene un po', vengono sostituiti i concetti e quindi ti dicono non importa chi sei, importa che cosa hai, no? Saltano questo Capito? passaggio importante e non dicono che per avere il successo bisogna pagarne il prezzo. Poi, quando le persone capiscono questo, si ritrovano a fare questo percorso, si ritrovano a magari pronti a pagare il prezzo, ma strada facendo, siccome ormai non siamo abituati perché da nessuna parte, né a scuola, né all'asilo, né a scuola, né all'università, e quasi tra l'altro neanche in famiglia ci insegnano come pagare il prezzo, come ottenere, come motivarsi, okay? Come mantenere questa autodisciplina. E purtroppo le persone quando entrano su questo percorso, quindi quando vogliono uscire da questa strada del io devo, io la chiamo la strada del io devo, quindi quando la società o i genitori o il datore di lavoro ti dice che cosa devi fare nella vita, no? Con queste famose regole non scritte che però esistono, quando ti dicono studia, prendi buoni voti, Laureati. laureati, che dopo troverai un lavoro e dopo farai la famiglia e dopo muori con un mutuo, la macchina in finanziamento e senza aver realizzato i tuoi sogni. Perché quando fai la strada dell'io devo, sei sempre indaffarato per realizzare i sogni di qualcun altro. E quindi non hai tempo, in realtà non solo tempo, spesso non hai neanche altre risorse per realizzare i tuoi sogni. E allora, le persone quando entrano su questo percorso, quando vogliono entrare sul percorso, quello che io chiamo io voglio, non essendo esperti e non essendo abituati, dopo le prime difficoltà abbandonano. E io, per esempio, a fine marzo faccio partire anche un programma che abbiamo chiamato Progetto Motivazione.guru. Ed è proprio un sito che si chiama motivazione.guru. Se andate su www.motivazione.guru lo trovate. Così ho fatto un po' di pubblicità occulta, Va bene, ma dai, neanche tanto occulta. ci sta, Ok, palese. quindi che cosa succede? Lì, per esempio, una persona che si rende conto che deve cambiare, che non è abituata, che no, certe cose non le sa per cambiare la propria vita, dove le va a imparare? Ai corsi di formazione. Che quale errore di solito c'è nei corsi di formazione? Che uno va lì, apprende qualcosa, ha un certo tipo di informazioni, se le Va porta a a casa. casa, va a casa e poi non succede niente, perché non le applica. E quello è lo scoglio più grande. E tu nell'olistico, anche nello yoga, lo sai bene, che lo yoga fa bene, Disciplina, 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 ci lo vuole. yoga fa bene, è semplice da fare, sì, ma quanti lo fanno? Semplice. È semplice perché i passaggi sono chiari. Non è facile, nel senso che lo devi imparare, Certo. nel senso che ti devi applicare, nel senso che ti devi sviluppare anche a livello fisico, ma quindi non è facile, non accade da un giorno all'altro, devi attraversare un percorso, Assolutamente, ma certo. è semplice nel senso che i passaggi sono chiari, nel senso che non ti devi inventare nulla, nel senso che affidandoti a un coach bravo ti insegnerà esattamente come fare. Certo. E ci sono Ma magari un coach maestro. bravo, un maestro, ha tanti già studenti che hanno imparato, quindi non è una questione, non c'è la gente sempre pensa di essere un particolare, ma io ho delle difficoltà che sono speciali. No, tu lo yoga lo puoi imparare come chiunque Sì, altro, sì. ok? Però non lo fanno, ok? Come si dice, mangiare una mela al giorno, Togli il medico di torno? ma chi lo fa? Chi lo fa? Tu hai mangiato Pochi. una mela al giorno? Oggi l'hai No, mangiata? stamattina no. Ecco, quanti di voi ragazzi, per esempio, avete mangiato una mela oggi? Fatevi questa domanda. Si dice che per essere in forma basta mangiare un po' più sano e fare una mezz'oretta di corsa al giorno. Ma chi lo fa? È semplice, è semplice. Ma è facile? No, non è tanto facile. Perché bisogna avere la costanza, la motivazione, bisogna avere autodisciplina.
In questo percorso motivazione.guru noi facciamo una coaching di 13 settimane, quindi un percorso che dura 13 settimane, dove con 1, 2, 3, quello che serve, casse settimanali, che tra l'altro siccome adesso siamo in partenza, partiamo il 24 marzo, quindi daremo molto più rispetto a quello che abbiamo promesso, perché all'inizio ovviamente sei motivato, vuoi dare molto molto di più rispetto a quello che hai messo come obiettivo, e vogliamo lavorare sul risultato delle persone. Quindi chi vuole raggiungere degli obiettivi, non necessariamente dal punto di vista economico, ma non ha la costanza, la motivazione, la disciplina per farlo, assieme a tante altre persone, noi lo faremo. Ho Quindi ognuno capito. raggiunge il suo obiettivo, ognuno lavorerà per il suo sogno per 13 settimane di seguito, e quello sarà un forte inizio, un forte lancio poi per un percorso che ovviamente dura tutta Dura la tutta la vita, vita. perché non è possibile pensare che in 13 settimane hai raggiunto il tuo sogno e poi parcheggi e hai No, finito. però hai cambiato un'abitudine che potrebbe continuare, quindi aiutarti a Bravo. Di solito si portare. dice che per cambiare un'abitudine ci vogliono almeno 21 21 giorni. giorni. Ecco, noi lo faremo per 13 settimane, quindi pensa quante Quindi abitudini riusciremo a cambiare. sicuramente avete estrapolato tutto. Esattamente. Caro Anton, siamo arrivati qui alla fine di questa bella intervista, questa breve chiacchierata, vogliamo dire così. Alla fine, caro amico che ci ha ascoltato, grazie di aver avuto pazienza e disciplina nell'ascoltarci fino alla fine. Voglio terminare questo video con alcune iniziative che abbiamo svolto insieme, caro Anton, quest'estate. Ti ricordi? Ah, mi ricordo, sì. Ci siamo divertiti molto. E quindi voglio condividere con te alcuni corsi che abbiamo fatto nel Monte Conero, alcuni corsi che abbiamo fatto in qualche villa, nelle Marche, in Molise. Caro amico, buona visione di questi ultimi minuti. Se hai delle domande da fare ad Anton, scrivi nei commenti qui sotto, condividi questo video con chi pensi possa essere interessato ai concetti che abbiamo utilizzato. Quindi abbiamo toccato la libertà, la voglia di partire, di spostarsi da un punto di vista dipendente a un punto di vista creativo, un lavoro dipendente e creativo, e poi abbiamo visto lo stile di vita. Quindi condividi con chi pensi possa interessare questo video e ci vediamo nel prossimo episodio di questo podcast del marketing olistico. Ciao e alla prossima. Un abbraccio e a presto, ragazzi. Ciao. Caro amico, non so se ce lo mettiamo fuori onda, Però ci sta, dai. però ci sta. Però ci sta. Va bene.